Io farei un esperimento radiofonico che magari non ti è mai capitato di fare, poi entriamo nella parte tecnica. Sì. Se tu ti dovessi descrivere, che poi c'è sempre questa curiosità, no? Ma i doppiatori che non si vedono mai, a parte Luca Ward. A parte lo Ecco capo, che sì, voglio dire, cioè, una bravo, hai fatto un voce, esempio calzante. ecco, una voce, una bellezza umana, insomma, che voglio dire. Che è E una quindi, mezza verità, questa del mai, poi ci torniamo. ecco, va bene. Però, insomma, se tu ti dovessi descrivere per il beneficio di Alessandra, ma in generale del nostro pubblico, visto che la tua voce prima l'abbiamo sentita nella clip, Faccio prima sì a parlare qui chi perché su Facebook ce l'ho la pagina, ma non ci sto mai. è? Beh, ti Cioè io capisco. la apro forse una volta ogni 3-4 mesi. Allora, Quindi noi... Alessandra non mi scriverà là perché... Fatico io stesso, gli devo sempre Ecco, Davide ne telefonare. sa qualcosa. Gli devo sempre scrivere il telefono perché su Facebook è inutile. Ok, allora, Come sono fatto? David Perino, mi raccomando Perino senza i... Perino. No, Pierino. Il tormento... Tutta la mia vita è stata... Ah, Immagina a scuola, la professoressa maestra, abbiamo... Pierino. Perino, maestro. Ok. Come Anche si... col peperino davanti, che c'è sta. Ah, continuano tuttora col peperino. Tuttora, eh? Sì. Anche perché tu hai i capelli. Aveva i capelli. Una volta. No, io veramente una volta ce l'avevo lunghi fino a oltre metà schiena. Sì, vabbè. Poi ho cominciato a perderli un pochino, sai, le stempiature e le cose, e allora Ma dopo... il colore. Allora, sono Sei. bassino. Tragagnotto. Tragagnotto, No, c'ho una panza che... non è A vero. forza Non è ne mangia vero. anche babbo. Bugiardo. No, dai, Descrivi. sì, non sono alto, diciamo. Carnagione chiara, peli biondi ovunque, tranne che sul petto, non c'ho assolutamente nulla. Poi... Quindi immagino che avrei la lingua strapelosa perché insomma... Quelle pelo... Ecco, vedi, cosa mi fai fare? Ecco, palla di pelo tipo il Ecco, quesito, cattivo. per esempio, al volo... E capelli Ah, rossi. sì, mi mancava questo. Capelli Ecco, rossi, Pizzetto? poi... C'ho un po' di barbetta, sai, quella barbetta incolta da, che ne so, tipo 3 mm. Sì. Diciamo che Poi... non ti riesce la barba, quindi la fai crescere per far vedere che c'è la barba, ma No, un al pelo... No. contrario, se mi faccio la barba, Sì. sembro... un infante proprio Ah, c'è perché c'ho la faccettina da pupacchiotto, quindi E anche il tuo Elijah Wood sembra un ragazzino. esatto, io lasciandomi un pochino di barba se, mi do un po' un tono, capito? Certo, Insomma, un faccio un pupo po' con la barba. esatto. E non mi smontà così, ci metto tanto a curare sta cosa e sorpassare questa cosa Ma noi dobbiamo dare psicologicamente. l'immagine di... Cioè, tu già la voce l'hai data a tanti personaggi che hanno la Sì. loro immagine. Ma la tua immagine, cioè tu non sei mai entrato in crisi, io immagino ci sarà la figura dello psicologo, del doppiatore. Eh sì, Perché uno devo entra in dire. crisi? Sì, si entra in crisi perché, vabbè, a parte la vita stressante che facciamo noi doppiatori, che nell'arco di una giornata dobbiamo cambiare quattro personalità, quattro caratteri, quattro modi di pensare, di parlare, di fare. Quindi arrivi a fine giornata che hai un attimo degli scompensi schizofrenici. Poi... Niente, mi sono perso. Che No, stavo stavi parlando di dicendo? te. Va bene, non possiamo descrivere il visivo dello studio rosso, però dicevo, stavi... No, perché sei grattato e ma che cacchio? Guarda, magari nel doppio... Perché poi è vero, effettivamente ce l'hai l'impostazione da doppiatore, perché lì ci sta lo schermo, c'è Esatto. l'anello.